La mia esperienza artistica, di pittrice, di danzatrice e anche di scrittrice nasce da dentro di me. A me piace pensare in fondo di non aver neanche scelto queste arti, ma come se in un modo un po' romantico loro avessero scelto me per permettermi di arrivare a tante persone, di raccontarmi nel modo anche più semplice e più diretto, che poi è quello dell'arte, quindi delle immagini e quello del corpo che si muove nello spazio e nel tempo per raccontare la mia storia, raccontare che sono una persona come tante altre che però ha dovuto ogni giorno scegliere di vivere questa vita, di viverla al meglio, senza scuse, senza guardare a quello che non c'è, ma invece al contrario guardare proprio quello che c'è, quello che ho dentro di me è quello che mi permette di essere chi sono e di dirlo a tante persone attraverso un sorriso, attraverso la gioia di vivere e di dire forse che se lo faccio io ogni giorno lo scelgo, lo possiamo fare tutti. Nessuno ha nessuna scusa al mondo per dire di no alla vita. L'arte e per me la danza e la pittura in realtà io le chiamo le mie ali, perché mi permettono di volare, volare nel senso di provare delle emozioni straordinarie, di raccontarmi come forse le parole non riescono a fare, attraverso qualcosa di più sottile che arriva dentro l'anima, spero, delle persone che mi ascoltano, che mi vedono, che guardano i miei dipinti, per raccontare una storia che a volte è silenziosa, ma che colpisce le nostre emozioni e quindi arriva forse in maniera più profonda, dove appunto le parole che anche sto usando in questo momento forse non riescono. E io credo che l'arte abbia un'energia vitale, straordinaria, che non solo chi la fa la sente, ma anche chi la riceve, perché poi la danza alla fine. Io quando sono sul palcoscenico sento di danzare per tutte le persone che mi guardano, per tutte le persone anche che non possono farlo, o semplicemente che non hanno questa, straordinaria arte dentro di sé. Quindi è un dono di vita, un dono artistico che si trasforma davvero in qualcosa che comunica qualcosa di più, qualcosa che sta dentro di noi ma anche intorno a noi.